Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmas! Sono già nella mia cucina pronta con il mio super cavalletto shabby chic bianco perché oggi è giornata di registrazione video, sono felicissima. Volevo far vedere una cosa di cui vado troppo fiera nella mia cucina, alcune modifiche, sapete che vi faccio vedere sempre tutto. Allora, questa qua che è una tovaglietta col motivo sempre a cuoricini che mi ha fatto mia mamma, uguale alle tende, vedete, la stessa cosa. Io invece questo qua l'ho comprato ed è a pallini, questo a cuoricini che l'ha fatta mamma. Mi ha fatto anche questa specie di tovaglietta da mettere qua sopra, anche il centrino l'ha fatto lei. A me piace poi tenere sempre un po' di frutta. E poi abemus sgabello, evviva ragazzi, sono troppo contenta perché questo sgabello ce l'avevo alla mia casa, appunto a casa di mia mamma, e lei però me l'ha ricoperto adesso con la stessa fantasia a cuoricini. Devo dire che avere una mamma che sa fare tutte queste cose è una cosa fantastica, ragazzi, perché tutte queste cose, a parte che se le vuoi è difficile da trovarle, come dici tu, e poi soprattutto costano anche tanto, quindi così si risparmia. E in tante mi avete chiesto lo snack, eccolo qua, questo qua, mi avete chiesto dove l'ho comprato questo snack. Se voi volete sapere la verità, c'ha la bellezza secondo me tipo di 15 anni, perché ce l'avevo alla mia casa vecchia ed era tutto nero. Poi praticamente mio padre lo mise nella mia stanzetta cosmeticosa alla casa vecchia, lo verniciò tutto bianco lucido. E poi adesso l'abbiamo tolto, l'abbiamo portato qua e l'ha fatto invece versione shabby chic. Quindi praticamente ha fatto uscire un po' del beigeolino sotto e l'ha fatto praticamente bianco. Ha verniciato bianco così, troppo bello, lo adoro. Adesso anche con lo snack mi sembra proprio di stare al bar. Adoro, guardate che bello, fa troppo bello questa tenda. Guardate che bella con lo snack. Oddio, adoro troppo, vabbè. Posso anche impazzire. E poi che altro vi devo far vedere di nuovo? Ah sì, questi qua ho comprato, anche questi qua sempre stesso motivo a pallini, questi strofinacci. Ho messo il gancetto qua e ho visto anche il basilico. Comunque adoro, madonna mia, adoro la mia cucina, ragazzi, sono troppo. Ah, altra cosa che ha fatto mia mamma, che questi qua vi ricordate aveva fatto lei cuscini, adesso praticamente ha fatto questo qua che è la stessa stoffa delle tende e ha ricoperto i cilindri da dentro. L'avevo comprati da Ikea e avevo pagato poco, insomma, semplici cilindri bianchi. E poi mi ha messo lei, mi ha fatto tutti sti volà, tutte queste cose, ha fatto questo e quello. E guardate com'è bello sto divano, come rendere un divano praticamente semplicissimo e banale un divano carino, shabby chic e super raffinato e dolce con 3000 cuscini. Po' di olio extravergine d'oliva a crudo e poi ci metto un po' di curcuma, che questo è un antinfiammatorio naturale. Sempre così, ci metto un po' di curcuma e un po' di pepe di cayenne, che è tipo un peperoncino, buonissimo, toglie anche il raffreddore. Poi dopo mangerò anche un po' di prosciutto, qualcosa così. Orsetto, tappetino, mettiti sopra l'orsetto, vai! C'è questo qua perché praticamente c'è sempre una ferita qua che non si riesce a sanare e si gratta, e allora praticamente mia mamma gli ha creato questa specie di medicazione, l'unica cosa che non si toglie, se lo pare che se lo lasci stare. Vai, mettiti qua! Sembra un pesce fuor d'acqua, che carino, perché non c'è Molly, me lo so portato un po' qua a lui per farmi compagnia. Ma sta triste perché vuole Molly, lui è abituato a stare assieme a Molly, guardate che amore. Ma non vuoi fare compagnia a me? Mettiti qua, dai, metti anche la copertina, vieni qua. Guarda che bello questo, vieni. Vieni che ti faccio i coccolini, che bello, guarda che bello morbido morbido. È bello morbido morbido, guarda c'è anche la copertina. Oh, non vuole stare proprio, vieni, ti metto anche la copertina, vieni. C'è una copertina. La copertina ti piace? Odora di Molly la copertina, vero amore? Che c'è? Che c'è? Che carino, troppo dolce mio amore, guardate come gli ho messo, amore,
Avvicino alla porta. Che c'è? No, vabbè, sto qua come una disperata proprio perché mi sento male, cioè sento che mi sta salendo la febbre, che, perché comunque sono ancora tutta mezza raffreddata, quindi veramente sto malissimo. E stasera saremmo dovuti andare a tipo una festa che aveva fatto una mia amica e che tra l'altro non ci vedevamo da un po' di tempo. Ero troppo troppo contenta veramente finalmente di avere l'occasione di stare un po' assieme, a parte il fatto che Max mi ha chiamato e ha detto che farà tardissimo al lavoro, quindi probabilmente stasera non ci vedremo neanche, ma poi il fatto che sto male. Sarei andata anche da sola, vi dico la verità, perché avevo troppa voglia di vedere questa mia amica, però magari un saluto a volo, però mi sento proprio male, cioè mi sento proprio questa voce nasale, la febbre che adesso me la misuro ma penso che sarà alta, quindi sto qua come una disperata. Veramente proprio, sui fazzolettini qua mi sono fellata. Non doveva andare così veramente, sono proprio a pezzi. Vabbè, comunque ragazze, niente, non ci avviliamo. Per consolarmi mi faccio una bella merenda. Cioccolata calda con biscottini ci vuole, ragazze. Tra l'altro questa cioccolata calda è buonissima. Ed è una nuova ricetta. Oh, scusate se sono sporca. Una nuova ricetta che voi vi ricordate che l'anno scorso io vi feci il video sul mio secondo canale della cioccolata calda, buonissima, però questa volta ne ho sperimentata una nuova, ho cambiato un po' la ricetta, quindi se volete fatemelo sapere e vi faccio un nuovo video aggiornato su questa cioccolata calda che è buonissima. Ho già montato e caricato il video per domani, che sapete che ho questo fatto che carico video tutti i giorni, praticamente sto tantissimo al computer appunto per far uscire un video al giorno. E quindi adesso sono proprio a pezzi, sia moralmente, veramente. Spero un po' questa cioccolata. Dicono che il cioccolato aiuti a tirarsi su. Beh, speriamo, lo bevo allora. Quando sto giù mi ammuffo di cioccolato e biscottini. Però è sana, eh. Ah, cosa importante, guardate. Che meraviglia. Ah. Scusate. Alcuni mi hanno detto che non devo mangiare. Io leggo tutti i vostri commenti. Tutti, anche quelli là un po' più criticoni, però è vero, forse dà fastidio quando uno può fare il rumore con la bocca, quindi devo stare un po' attenta a sta cosa. Ah, però non resisto, devo mangiare. La cioccolata ovviamente è sana, è super sana e healthy, sana e leggera e dietetica, senza grassi, questa è la cosa bella, quindi vorrei proprio fare un nuovo video. Ma la cosa più bella di tutte, sapete qual è, ragazze? Cioè veramente incredibile. Oltre ad avere la febbre, a stare male, a non poter vedere il mio fidanzato, a non poter vedere la mia amica che veramente volevo vedere troppo troppo, mi è venuto pure il ciclo. Si può dire ciclo? Tra l'altro mi sono scaricata questa app che si chiama Clue, scritto proprio C-L-U-E, non so come si pronuncia. Comunque, dato che tutti quanti, un sacco di ragazze appunto ce l'avevano, in curiosità me la sono andata a scaricare e ve la faccio vedere. È troppo troppo carina, è un'app, vabbè, femminile, perché comunque riguarda il ciclo e le donne, quindi se qualche maschietto sta vedendo questa iconcina qua, una specie, cioè praticamente tu devi inserire i tuoi dati, quando ti è venuto il ciclo, se hai avuto dei dolori, se tutte le tue cose, e lui ti tiene sotto controllo tutta la sindrome premestruale, tutto appunto a quando ti verranno, vedete, c'è tutto il calendario dove poi dovete inserire tutte le cose. A me piace tantissimo sta cosa perché c'è sta la cronologia, poi ti dà anche delle informazioni utili, vedete, opzioni di monitoraggio. È troppo troppo carina per tutte le donne, insomma, per tutte, perché tutte hanno il ciclo. La cosa bella è che se clicchi ti dice anche un sacco di informazioni, io me le so lette, sono troppo troppo belle, anche per le ragazze un po' più giovani, ti spiega sta cosa e ti spiega l'ovulazione, si verifica quando una delle tue vaghe lascia un ovulo, insomma è proprio interessante sta cosa, ti spiega anche proprio la sindrome premestruale, cosa succede nel corpo di una donna,
Veramente il tuo corpo non è un orologio, dovresti consultare un medico se e ti dice tutte le cose. Comunque ragazza è troppo carina, poi tra l'altro è gratuita e si può scaricare sia con l'iPhone che il Samsung, insomma tutto. Io per esempio mi scrivevo sempre sul cellulare quando mi dovevano venire, poi a volte lo scrivo vicino al calendario, poi a volte mi dimenticavo di segnarlo, invece così c'è tutto sotto controllo, quindi è molto carina questa app, veramente mi sta piacendo troppo. Amore, che c'è? Madonna, questo piange. Ho tolto pure i panni qua, ho tolto tutti i panni da fuori e sono ancora umidi, quindi io faccio così. Come mi avete consigliato, che voi tante di voi mi danno i consigli da casalinga disperata, perché io non sono abbastanza brava, e mi avete detto sta cosa di lasciare i panni un poco qua in casa quando sono ancora umidi, e adesso niente, ho deciso che me ne vado a casa mia, vero Cookie? Un po' perché lui piange e diciamo secondo me se ne vuole andare, prossima volta portiamo anche Molly. E infatti tanti di voi mi hanno chiesto questa cosa, mi hanno detto ma come mai i cani non te li porti, perché diciamo che i cani vanno da là, una povera anima disperata, perché loro diciamo che sono abituati a stare a casa mia, perché là a parte che hanno un giardino enorme, poi quella è la loro casa, secondo me i cani non bisogna essere egoisti, pure io li vorrei avere con me, però non bisogna essere egoisti e bisogna farli stare dove loro, cioè quella è la loro casa, poi loro là ci sta mia mamma, mio padre, mia sorella, almeno qua si devono separare solo da me, invece portandoli qua si devono separare dalla loro casa, dalla famiglia intera, e poi loro, cioè separati, non possono stare, devono stare per forza assieme lui e Molly, quindi sarebbe anche un impegno per me, oltre al fatto che comunque a casa mia vado spessissimo. Infatti adesso ho deciso che me ne vado perché mi sto rattristendo, poi dovrei cucinare ma veramente sono distrutta, sto male, quindi ho deciso me vado a casa, cerco un po' di riprendermi con la compagnia di mia sorella. Infatti poi mia sorella ha detto vieni stasera, vogliamo fare un ordine online, è impazzita, non so che vuole fare. Buonasera. Vai, te lo vai. Eccoci qua, Paquito, MasterChef pizza napoletana integrale. Tieni. Eccoci qua, nuovo video pizza. No, ma questa pizza qua è troppo speciale. Questa è una pizza particolare. Ti via. Io mangio prima quella con le melanzane perché è la mia passione. Buonissima. C'è uno slippino a 6 euro. Un slippino, prendiamo qualcosa di più interessante. Praticamente cosa è successo? Di notte. Ci sono le ore, che ore? Mezzanotte e 23. Mezzanotte e 23, sto qua con la mia sorellina. Abbiamo deciso di fare shopping online, sfrenato. Proprio abbiamo deciso, no, stanotte la passeremo a fare shopping. Vedete proprio le capate che ti prendono. Perché praticamente lei ha ricevuto questi cataloghi. Infatti ha messo pure la foto su Instagram. Sì, ho messo la foto di questi cataloghi di H&M. Quello di sport. Invece questo qua stanno tutti vestiti. Comunque sono troppo belli, un sacco di cose belle. Profumo troppo bello quando queste cose nuove. Comunque niente, stanotte non ce n'è per nessuno e te lo dobbiamo comprare da H&M, c'è anche lo sconto del 10%, wow. Quindi assolutamente. Io stavo vedendo nella categoria dei saldi, vediamo se c'è qualche offerta. Ma a te ti serve qualcosa in particolare? No. Vabbè, però diciamo, mamma mia, secondo me c'è. Però insomma io sto abbastanza stanca, però ho voglia di comprare queste cose e non solo H&M, è vero? Vogliamo andare anche su altri siti. 21 no, è Top Shop, ah, tutto online, mamma mia, svaligeremo la Poste Pay stanotte. No vabbè, ma ogni tanto dai, ogni tanto sì, si può fare, o no? Ogni tanto tirano. Questi sono quei saldi, queste cose che stai vedendo, sì. È severo, che è qua? Questo è tipo un pigiama, oddio questo blu. È una giacca. E sto pantalone, questo è perfetto per te, guarda, tutto proprio, dorato. Proprio il mio stile. Il tuo stile proprio. Mamma mia. Queste cose che stanno sul catalogo sono bellissime. Perché sono nuovi arrivi, ora posso vedere i saldi. E guarda, però 7,99 mi piace questa, vorrei questa. Forse ci conviene andare direttamente. Voglio questa color. Ah, guarda questo abitino com'è carino. Peccato che. Carino. Sono carine proprio, guardate ragazze, sono carine. Ma dove stanno? Solo che le scarpe poi dividi il numero. Preciso tu.
Comunque le cose si possono cambiare. Mamma, spendo un sacco di soldi. Basta, dobbiamo ordinare tutto. Fino a domani mattina alle 6. Adesso mi vado a fare una bella tisana. 99. Ah, poi dici che io compro le maglie sfigate. No, ma mi piace questa, perché è shabby chic. Adesso mi devo vestire shabby chic. E questi sono i saldi. Se finì, ma vai nelle cose normali. Ah, tanto voglio dire, 7,99, cioè sempre poco costa. Andiamo comunque sto sopra il catalogo, ci sono cose fighissime, ragazze. Guarda questa gialla, questa ti piace, Nancy? No, mi sembra l'ispettore Gadget. O la signora in giallo. Ma mo fa qua la maschera. No, torna a me, no. Prima cosa trovata, yeah! La volete vedere? Me la facciamo vedere? Un'esclusiva, ve la facciamo vedere. Poi facciamo vedere ovviamente tutte le cose che abbiamo comprato. Quando arriveranno vi faremo vedere il video. In anteprima facciamo vedere. Vai, non spaventatevi. Eccola qua, top. Guarda com'è bella. Maglia di Brandon Bush. No, Brenda Bush. Brandon. Siamo passati a Forever 21. Yeah. Comunque sta magliettina, mi piace sto look di questa ragazza. Fa vedere proprio sotto pure. Troppo bellino sto look di questa ragazza, mi piace tanto. Non c'è la S, Nancy vuole morire. Ha detto è la cosa più bella di tutti. Il... Ma poi 18 euro, troppo carino sto maglioncino. Ordini conclusi, andiamo a dormire, va, che già abbiamo fatto troppi danni. Nancy, non si sente quello che dici? Abbiamo speso troppi soldi. Se parli così abbiamo speso troppi soldi. Mi nascondo, che sono... Ma guarda che sei carina, anche se sono le 3 di notte, sì. E siamo distrutte dallo shopping e dal lavoro. Sì, esatto. Buonanotte. Buonanotte, vi faccio vedere la tisanina. Adesso ci vediamo questa buona tisanina. E quella è frutti rossi? Brava, frutti rossi misti. È buonissima, perché io questa qua l'adoro, è la mia fissa del momento, troppo troppo buona. Sto qua col computer, adesso io non vado a dormire ma continuo a lavorare al PC. Quindi vi mandiamo un bacio grande, ci vediamo domani con un nuovo video, sapete, un video al giorno. La Lenzina non lo so se una ci sarà. Al giorno. Una candita al giorno. Un video al giorno toglie il medico di torno. Ma tu ci sarai, non si sa. Non se si ti sa, vogliono ci sarai. Mettete un pollice in su se mi volete. Se volete Lenzi, e soprattutto mettete un pollice in su se volete vedere tutti i nostri acquisti che abbiamo fatto da anni. HM Forever 21. Addio, buonanotte. Ciao.